È arrivato poco dopo le 17 di giovedì l'annunciato forte temporale su Arezzo. Allerta gialla era stata diramata dalla Protezione Civile Regionale. È bastata un'ora di pioggia per mandare sott'acqua ancora una volta diverse zone di Arezzo. Segnalazioni arrivano sia da via Romana che da via Tripoli e via Capponi. Siamo di nuovo sott'acqua un'altra volta. Ora ditemi voi se è normale. Siamo di nuovo sott'acqua. C'è il sottopasso che è pieno. Ma se questa è una situazione che possiamo subire tutti quanti ogni volta che piove, vieni a lei, guardi, mi si sta sciupando anche il telefono, per dispetto. Guarda qua, sottopasso pieno d'acqua, pieno, guarda qua. Sta rientrando l'acqua in casa nella taverna. Ora, io che se possa, ho una situazione del genere, non è possibile. Non si può. Queste immagini si riferiscono invece a Saione. Ancora una volta allagato il sottopassaggio di via Fratelli Lebole, temporaneamente chiuso. Un'auto è rimasta bloccata nell'acqua. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, allagamenti si segnalano in Valdichiana, soprattutto nella zona di Monte San Savino. E l'allerta meteo è stata estesa dalle 9 alle 21 di venerdì, dopo un temporaneo miglioramento nella serata di giovedì. Proprio nella giornata di venerdì si annunciano altri temporali sparsi localmente intensi, in particolare nel pomeriggio nelle zone interne, con possibilità di forti colpi di vento e grandinate.